c'è da dire che gli aumenti sono cominciati adesso, quindi ancora la gente non si rende conto, siamo diciamo alle prime battute, però purtroppo per noi è inevitabilmente, cioè siamo l'ultima ruota del carro, c'è poco da fare. Noi dobbiamo solo che aumentare perché diversamente non possiamo fare, lo vediamo con l'energia elettrica, lo vediamo con tutto ciò che è veramente aumentato e è triste, però c'è poco da fare, noi purtroppo dobbiamo aumentare, poi chi c'è, star qui a solo girare soldi o a perdere tempo, io penso che 10, 12, 15 euro al giorno, 15 ore al giorno qui dentro, quando alla fine devono essere ripagate in qualche modo, cioè voglio dire, non possiamo star qui solo a perdere tempo purtroppo. Al momento la gente viene comunque al bar. Per adesso sì, vabbè, adesso con tutte le difficoltà del caso, c'è il Covid, c'è un sacco di gente a casa in quarantena, comunque sì, ancora qualcosina stiamo facendo, vabbè c'è da dire che in questo momento molti bar sono chiusi, quindi quelli che ancora sono aperti sicuramente godono di più introito visto che molti sono chiusi, quindi anche quello che stiamo facendo non è molto veritiero, però c'è da dire che gli aumenti ci sono stati e enormi. Un caffè adesso quanto costa? Un cappuccino? Che differenza c'è? Ma purtroppo il caffè è ancora diciamo l'articolo che ci permette di andare avanti, quindi il costo del caffè a noi ancora, a parte l'energia elettrica che è quasi raddoppiata, il margine c'è, non ci possiamo lamentare. Se noi facessimo solo caffè nel nostro volume da fare staremmo benissimo. Purtroppo è tutto ciò che è intorno, è la pasta, la pasticceria, dolce, salata, pasticceria mignon, tutto il resto. Il margine di guadagno si è veramente limitato tanto. Fortunatamente abbiamo ancora il caffè che ci fa stare a galla. Ogni tanto magari stai qualche mese senza andare a far colazione aperitivo, ti rendi conto che ci rivai e i prezzi sono aumentati tanto. Adesso tantissimo no, però comunque qualche euro di differenza, qualche centesimo anche su una pasta fa la differenza comunque. Comunque non si rinuncia a fare l'aperitivo con gli amici? Assolutamente no. Per quanto riguarda invece colazione al bar, ha notato delle differenze? Sì, in questi ultimi giorni, anzi questa settimana, è aumentato il caffè, è aumentato vari prodotti tipo i salati e compagnia bella. Sì. Lei comunque va tutti i giorni a fare colazione al bar? Sì. Non ci rinuncia? No. Beh, sostanzialmente in questi ultimi giorni, anche essendo sempre spesso fuori casa, diciamo l'aumento del prezzo è diventato considerevole anche nelle piccole spese quotidiane che possono essere appunto anche nel caffè della mattina, anche insomma ai consumi quotidiani, ecco. Come cambia il tuo carrello spesa? Ma sostanzialmente magari si fanno delle piccole rinunce, ad esempio anziché abbinare il caffè anche la merenda ci si basa solamente sul caffè, ecco.